Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense in collaborazione con RTA Videotaro, in questa giornata di sabato 9 settembre 2023. Nella serata di ieri, una pattuglia della stazione di Salso Maggiore Terme ha sottoposto a controllo una decina di giovani presenti in piazza Berzieri, area spesso oggetto di interperanze giovanili, quali bivacchi e schiamazzi. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di oltre 12 centimetri, conseguentemente sequestrato, mentre il possessore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere. In nuova ambulanza in dotazione alla Croce Rossa di Bedonia, dedicata a due storici volontari purtroppo scomparsi. Della dedica dei nostri padri, questa ambulanza perché sicuramente era quello che loro volevano. Tutte le ore, tutto il tempo, tutta la passione che hanno investito nella Croce Rossa, che hanno trasmesso, è in questa ambulanza che speriamo faccia tantissimi chilometri, salvi tante vite e aiuti, porga la mano a chi ne ha bisogno. Comunque, grazie, grazie mille. Una giornata molto importante per il Comitato di Bedonia Compiano e Tonno della Croce Rossa Italiana. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di inaugurare un'ambulanza dedicata a due nostri storici volontari che, come dicono i nostri amici alpini, sono andati avanti. E sto parlando di Marco Bruni e Giuseppe Mortali, due figure storiche e strutturali per il nostro Comitato, per questi nostri 50 anni di storia. Questa ambulanza è un'ambulanza particolare perché, come potete vedere, è a pressione negativa. Cosa vuol dire pressione negativa? Una tecnologia innovativa che permette di evitare la stratificazione di elementi batterici all'interno del vano sanitario, isolando completamente chi guida, quindi potendo operare in maniera costante e sempre più sicura. Voglio ringraziare profondamente Crédit Agricole Italia per il contributo dato, il dottor Goldoni, direttore regionale, il direttore della nostra filiale di Bedonia, Barbara Tedaldi, e oltre a loro tutti i volontari e tutti i donatori che in questo ultimo anno hanno contribuito ad acquistare questa ambulanza. È un'ambulanza importante, come dicevo, perché viene dopo un periodo lungo di pandemia e speriamo che possa fungere da mezzo per far operare in maniera tranquilla i volontari per quello che può essere il servizio di emergenza urgenza sui comuni di Bedonia, Compiano e Tornano. Ringrazio la molta gente partecipata oggi e vi annuncio che verrà fatta un'altra inaugurazione per la popolazione e a breve vi diremo quando. Volevo ringraziare i sindaci presenti, le autorità presenti civile e militare, il nostro presidente regionale Antonio Scavuzzo e tutti coloro che oggi sono qui per celebrare questo importante giorno. Grazie a tutti. Nell'ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la Compagnia dei Carabinieri di Fidenza ha pianificato una serie di verifiche unitamente ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma in diverse zone del territorio. A San Secondo Parmense le attività ispettive hanno permesso di controllare vari esercizi commerciali della BAS. Nel corso dei controlli, due attività commerciali sono state sospese, in quanto al loro interno sono stati rinvenuti lavoratori privi di regolare contratto di lavoro. Uno degli esercizi controllati è risultato privo del documento valutazione rischi, indispensabile per permettere al datore di lavoro di individuare i possibili rischi a cui è sottoposto il lavoratore sul luogo di lavoro. Tale assenza ha comportato la denuncia alla procura del titolare dell'attività. I controlli hanno permesso di riscontrare inoltre diverse altre violazioni, per cui sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di quasi 10.000 euro. E parliamo ora di valorizzazione turistica dei siti archeologici a livello provinciale, una delega da ridare alle province. Paola Mazza ha intervistato il consigliere provinciale Giovanni Bertocchi. Siamo con il consigliere provinciale Giovanni Bertocchi.
Una domanda sul turismo, sulla Via Francigena in questo meraviglioso sito di Arito. La provincia di Parma, il comune di Fornovo, siamo qui nella cosiddetta Lunezia, caratterizzato da tanti siti archeologici, come abbiamo visto. La provincia in particolare ha creato una rete aggregativa fra i siti. C'è qualcosa per lo sviluppo del turismo archeologico in particolare, oltre che per la valorizzazione della Via Francigena, naturalmente? Ma, io ringrazio per l'invito anche a nome dell'amministrazione provinciale e noi abbiamo partecipato, però purtroppo in questo momento la provincia non ha nessuna delega sul turismo, sulle cose anche storiche. E chiaramente noi siamo interessati perché siamo vicini a una strada provinciale, mentre una volta con la vecchia provincia c'era proprio anche una delega specifica su questi siti qui e un assessore di Fornovo, io ricordo la dottoressa Caterina Sigbrandi aveva proprio la delega della Via Francigena e allora lì si poteva anche intervenire. Noi qui abbiamo partecipato volentieri sperando in un futuro, in una provincia diversa, che si possa avere ancora quelle possibilità di intervenire anche in questi siti qui. È una roba bellissima, io ho visto stamattina che hanno spiegato un po' come è nato questo intervento qui, è una cosa molto bella. Noi come provincia in questo momento cercheremo di tenere a posto la strada provinciale per permettere ai pellegrini di passare i più tranquilli possibili e in prospettiva, se cambieranno le funzioni delle province, spero che possano riavere questa delega che può dare una mano a queste cose bellissime per riscoprire tante cose del passato che magari ci eravamo anche un po' dimenticati, insomma. Eh sì, perché comunque i siti sono importanti e naturalmente valorizzano il turismo, quindi è un peccato che oggi ci siano queste limitazioni. Però comunque ripeto, ci sono comunque delle persone o delle istituzioni che si interessano di queste cose, stamattina ne abbiamo avuto una conferma, che è una cosa bellissima e spero che in futuro possiamo cambiare e si possa dare un ulteriore aiuto ai comuni per far sì che le cose che si scoprono nei propri territori possano essere valorizzate e reclamizzate nel modo giusto. E per la fiera di San Terenziano di Isola di Compiano, dopo aver parlato in precedenza della mostra di trattori che si è tenuta per l'occasione, diamo invece un'occhiata a quella di motoseghe, espostaci dal collezionista Giuseppe Busi. Questa qua abbiamo fatto prima la carrellata di là. Questa è una motosega militare, è una motosega pneumatica. Questa la usavano i pionieri tedeschi nella seconda guerra mondiale, perché nella ritirata i ponti li avevano buttati giù tutti, dovevano farsi dei ponti improvvisati con del legname. Se gli capitava di fare un taglio sott'acqua, con che motosega lo fai? Elettrica non puoi perché sott'acqua non puoi. I motori, l'aspirazione aspirava aria e non si poteva fare. Avevano fatto una motosega pneumatica. Loro avevano i compressori sui camion, giravi qua, la catena cominciava a girare e potevi fare un taglio tagliare anche sott'acqua. sott'acqua, esatto. anche questo Molto rara, perché io ho avuto la fortuna di trovarne uno, ma io dai collezionisti non ne avevo mai visto. diamo anche un'età che hanno di che E queste anno qua sono tutte motoseghe fatte un po' dopo guerra, via. Anni 60, anni 50. è difficile reperirle. Ormai comincia a diventare difficile perché la cosa cominciano a scarseggiare, le robe è più difficile trovarle, Ma l'hai insomma. trovata all'estero? Sì, le abbiamo trovate all'estero. È una motosega così indicativamente cosa viene a costare? Dipende poi che motosega è, se è funzionante o Parliamo meno. di questa. E beh, sulle 500-600 euro Beh, costa questa qua. neanche Sì. un'esagerazione. Sta qua invece è un modello molto raro. E qui andiamo sui 6.000, Ah, anche sì, 7.000 euro. c'è un motore piuttosto. Questa qua, un motore a due cilindri e 400 di cilindrate, è la motosega che avevano i tedeschi nella seconda guerra mondiale. E ha molto valore per quello, perché è un pezzo storico, militare, e ce ne sono stati molto pochi, ne ha fatti pochi, e allora è Anche molto quella l'hai costoso. trovata su internet? No, sono andato a prenderla a Torino.
pensate. Sì, me l'aveva segnalato un mio amico, perché noi teniamo anche la militaria, tu lo sai, no? Sì. E allora c'avevo a Bologna una foto di questa motosega, ci ho detto, non è che tu hai visto una cosa così in giro per caso? È stato lì un po', mi fa. Sì. Io so dov'è. Mi ha messo in contatto con quel signore là, sono andato a prenderla a Torino. Sei riuscita a comprargliela? Sì, sì, esatto. E lui era un commerciante, lui un compravenda, hai capito? E allora, però dopo ce ne sono poche, poi adesso sai con internet, mio figlio l'ha messa, l'hanno vista in tanti, ha avuto delle offerte, mica da ridere. Io sono detto, guarda, abbiamo trivolato a trovarla, la teniamo. Esatto. Prima di chiudere, ricordo che domani andrà in diretta la messa della domenica del seminario vescovile di Bedonia alle ore 10. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale, perché dopo la pubblicità andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Prima di andare in pausa, ricordo che RTA Vidotaro è in cerca di sostenitori nella zona. Se siete quindi titolari di un'azienda, di un negozio, o siete liberi professionisti che operano nel Parmense e siete interessati a supportarci, vi invito a contattarci al numero 346-592-4857 o alla mail in sovraimpressione. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Fiera del Fungo di Borgotaro IGP. A Borgo Valditaro, Parma, due weekend spettacolari con mercati, concerti, street food e molto altro ancora. 16, 17, 23, 24 settembre, Fiera del Fungo di Borgotaro IGP. Seguici sui social e scopri il programma completo su sagradelfungodiborgotaro.it. Il 7 e l'8 ottobre torna a Fornovo Valli in Tavola. Trebbiatura, raduno di trattori, bancarelle, giocolieri, sfilata di moda, il convegno Amo l'Appennino organizzato da Fondazione Andrea Borri e tanto altro. Bontà dell'Appennino con il menù cappelletti e bolliti. Ampio spazio ai produttori locali con piazzole gratuite. Per informazioni chiamare Aldo al numero 340-3088882. La rassegna di Castello in Castello con il finanziamento di Fondazione Cari Parma prosegue sabato 23 settembre qui al Castello di Golaso Varsi con l'evento C'era una volta, un evento dedicato ai bambini. Alle ore 16.45 conversazioni in anteprima al concerto e alle ore 17.15 inizierà l'evento musicale. Le favole tratte dal libro hashtag Io leggo le favole, vi aspettiamo. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare e anche ballare. La musica viva con noi. Estate caliente a Borgotaro da Baudassi, i prezzi sono bassi. Ferro da stiro Melchioni a vapore 16,90 €, asse da stiro ad euro 27,90 €, macchine da pasta manuale DCG ad euro 25, passa pomodoro elettrico Black Decker ad euro 99 e per finire barbecue a carbonella a partire da 49 €. Baudassi, prezzi sono sempre bassi. Cosa puoi trovare al Modino Market? Il banco ortofrutta, quello dei salumi, formaggi e gastronomia, pane fresco, carne, poi l'edicola, le bombole GPL anche per i camper, prodotti ecologici per la casa e le persone. Siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica, chiuso il giovedì pomeriggio. Vieni a trovarci a Varano Melegari, via Provinciale 121. Ora noleggi a Fornovo Taro, automezzi da trasporto, attrezzatura da giardino e tanto altro. Ora noleggi. Chiusa Formaggi, con sede a Fontevivo, spedizioni in tutta Italia e all'estero. Lunedì siamo al mercato di Borgotaro, consulta il sito per sapere gli altri giorni. Chiusa Formaggi, da più di 50 anni il meglio con passione. Chiavi dimenticate? Cattani Serrature, casa, ufficio, negozio e automobili. Apri porte 24 ore su 24. Blocchi, malfunzionamenti e cambi di serratura. Tempestività, Cattani. Anche riparazioni di tapparelle. Essere Lube significa fare solo azioni concrete, come abbassare i prezzi e i tassi di interesse. Vi aspettiamo nei nostri 600 store di cucine Lube e Creo. Entrate per credere. Le nuove cucine Lube 2023 le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici.
La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Gruppo Pimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Pimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Pimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pellet e legna. AB Global Service, a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. Elettromeccanica Walfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio, 13. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vuoi pubblicizzare la tua attività sul canale televisivo e sul web? Chiama Giorgio al 349-8844-132 oppure Giovanni al 389-5970-243. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il telegiornale dedicato ad arte, sport, cultura e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere il programma di RTA Videotaro per questa serata. Dopo il telegiornale ci sarà il programma all'Alpino. Alle 21 la terza pagina. Alle 22.30 la replica del presente TG. Successivamente, alle 23, balla che ti passa. E a mezzanotte, in chiusura della serata, rivediamoli. E adesso proseguiamo con le notizie. Una giocosa competizione si è avuta all'azienda Dallara questo pomeriggio, una gara di carretti con tanto di spettatori e anche premi. Giuliano Capece ha intervistato anche l'ingegner Dallara in persona nel merito di questa iniziativa. Allora signori, vorrei un grandissimo onore di auguri e un gigantesco applauso perché il team ha vinto il mio tempo di gara. Last Minute! Siamo qua con una bella manifestazione. Come è nata questa idea e qual è l'obiettivo di questa gara tra i suoi progettisti, nuovi progettisti di tutte le categorie, da quello che ho visto? No, anche quelli che si dedicano alla produzione, all'amministrazione, al commerciale. È nato dalla constatazione che ci sono dei gruppi d'azienda che stanno bene insieme e allora di cementare ancora di più questo modo di stare assieme, questo modo di stare in gruppo e anche di dare un po' via libera al loro entusiasmo e alla loro passione. Qualche idea per i progetti futuri? Ne trovate da carretti preparati? No, qualche idea no, ma l'entusiasmo che è venuto da questa manifestazione secondo me finirà anche sulle altre attività che dovranno fare questi ragazzi. Grazie mille ingegnere. Prego va agli squalificati. Più grande difficoltà per scendere. Passiamo ora al calcio, iniziando con la Coppa Emilia di prima categoria nel suo secondo turno. Alle ore 17.30 a Solignano, nella giornata di domani, vedremo appunto il Solignano affrontare il Terrealte Berceto.
Passando alla Coppa Emilia di seconda categoria invece, anche qui siamo nel secondo turno. La squadra del Mezzani, sempre domani, si ritroverà in campo di fronte al Bardi. Infine, nel torneo balisciano di terza categoria, inizierà il primo turno con la partita tra Bedoniese e Valgotra al Gandhi di Bedonia. Si prospetta dunque una giornata ricca di azione per gli amanti dello sport. E un ospite molto speciale e atteso è intervenuto alla cena di ieri del nuovo Milan Club Valtaro, niente meno che l'ex calciatore Franco Baresi. Simone Del Nevo, presidente del Milan Club della Valtaro. Simone, una serata importante questa. Abbiamo così l'onore, avete l'onore di ospitare addirittura Franco Baresi. Sì, una serata per noi unica perché è la prima, comunque la prima del nostro club, anche se è 2 anni che abbiamo creato, di cene così importanti non abbiamo mai fatte. Quindi per noi questa è la prima, siamo molto contenti comunque perché la gente ha aderito molto volentieri e voglio ringraziare per prima cosa Franco Baresi perché ci ha comunque accettato di venire qui nel nostro club. Ringrazio molto voi comunque che ci state adesso intervistando e poi voglio ringraziare i nostri sponsor Ruggero Raggi. La sede del nostro Milan Club, la Baita, che è dove è possibile vedere tutte le partite ogni domenica qua al nostro maxi schermo e ringraziare anche il Milan Club precedente, che ce ne sono stati 2 che io appunto ho continuato. Ecco, tu da quanti anni sei in carica? 2 anni. 2 anni? 2 anni, sì. Invece prima ci sono stati 3 o 4 anni di fermo che non abbiamo fatto niente. Poi noi abbiamo deciso, siamo tutti ragazzi giovani, più o meno della mia età, 20 anni, abbiamo deciso di ricreare un po', eravamo un gruppo di amici che andava allo stadio, abbiamo detto proviamo a creare un club. Abbiamo creato il Milan Club e adesso siamo quasi più di 200 iscritti. Quindi posto d'onore a tavola, no? Con niente certo. Po' di meno che Franco Baresi. Certo, quindi complimenti Simone e... Forza Milan, non ce la faccio a dirla. Io lo direi molto volentieri. Però tu lo puoi dire. Certo, forza Milan. Forza Milan. Grazie. Grazie. Anche Giorgio Graziano, che è riuscito a portarci Franco Baresi qui alla Baita nella prima nostra festa del Milan Club Valtaro. Grazie mille. Il giovanissimo portiere della Valtarese, Salvatore Franza, ci racconta quello che è successo nell'ultima partita della sua squadra, in cui tra le altre cose si è purtroppo anche infortunato. Siamo qua nello studio bellissimo di Franza Serramenti in compagnia di Samuele Franza che naturalmente ci commenterà brevemente quello che è successo domenica e poi andremo su un altro argomento. Ma domenica è stata una bella partita, molto equilibrata, anche se eravamo partiti meglio noi i primi 20 minuti. Abbiamo fatto il gol con Squeri. Poi loro hanno trovato il pareggio verso la fine del primo tempo. Secondo tempo sono partiti meglio loro, hanno trovato il gol alla metà del tempo e poi noi abbiamo avuto 3 occasioni dove è stato molto bravo il loro portiere e secondo me ci stava anche il pareggio, ma è andata così e basta. Mentre la tegola negativa è caduta su di te è questo incidente che come è successo? E per quanto tempo ne hai? Praticamente domenica non me ne sono accorto, pensavo di essermi saccato il dito e basta. Sono arrivato a casa, era gonfio e nero. Allora il giorno dopo sono andato a farmi raggi e mi hanno detto che mi sono rotto il dito e starò fuori per 3 settimane.
Tre settimane per te salti il Terre Alte e Langhiranese. Allora, Terre Alte e Langhiranese, due partite fondamentali per il cammino della Valtarese. Ecco, naturalmente ti chiedo, prendendo un po' naturalmente in giro le varie, questo è più potente, quell'altro ha acquistato di più, ecco, cosa si sente nel settore? No, noi pensiamo sempre al nostro campionato, al nostro cammino che dobbiamo fare, sappiamo che ci sono squadre più forti di noi, più attrezzate di noi, però noi, come al solito, proviamo sempre. Cioè, il nostro obiettivo è sempre quello di provare a vincere il campionato e di provare ad arrivare ai playoff. Poi se andrà male, andrà male. E poi vedremo come andrà il campionato. Anche se sappiamo che ci sono squadre più forti di noi, ma si vedrà poi contro di noi come quanto saranno più forti di noi queste squadre. Ecco, a voi alla base c'è la corsa. Quest'anno sì. Vi vedo davvero sempre in movimento. Sì, sì, sì. Noi siamo... siamo molto preparati fisicamente grazie alla grande preparazione del mister e tecnicamente magari, come si è visto anche domenica contro il Solignano, sono più esperti, sono più bravi loro, ma fisicamente non ho visto il Solignano migliore della Valtarese. La Valtarese andava molto di più del Solignano e credo che adesso a questo livello, dopo la preparazione di fiato e di fisico, siamo una delle squadre migliori della categoria, forse. Domanda personale, ti rendi conto che sei da 3 anni il portiere più giovane della tua categoria? No, due. Vale a 3, insomma. Più giovane non lo so, magari ci sono altri portieri. Ma titolare, adesso, sto parlando titolare. Sì, vabbè. Per me è un piacere giocare sempre, anche se sono giovane, gli errori li faccio molto spesso, devo migliorare ancora, però ormai da quest'anno si devono fare i conti, è già il secondo anno e dunque devo fare il passo in più, devo fare lo step più in alto. Devo fare. Se vuoi un piccolo consiglio da chi ama i portieri, vai per la tua strada e non ti curare di loro. Grazie. Vai tranquillo. Grazie mille. Prima di chiudere, ricordo che domani andrà in diretta la messa della domenica del seminario vescovile di Bedonia alle ore 10. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alle pagine di TG Parmense e di RT Avido Taro e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale vi ricordo di sintonizzarvi ogni sera alle ore 19 sul canale 89 oppure in diretta streaming su internet sul nostro profilo di Twitch. Vi ringrazio per averci seguito, qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.